solo dopo 2 mesi in parte ci ha detto determinate cose, che lì è stato picchiato durante la notte, che è stato messo faccia a terra, che aveva parte della schiena con i lividi, che ha avuto problemi ad una gamba per parecchio tempo e alla mascella, perché dicono che delle manganellate gli hanno beccato la mascella. Il figlio di un detenuto racconta i pestaggi subiti dal padre il 6 aprile del 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Preferisce non mostrarsi alle telecamere, è troppa la paura che il genitore possa subire ancora quelle violenze. È stato picchiato come nei video quando saliva alle scale, nel corridoio, nella stanza è stato messo inginocchiato. Noi tutto quello che abbiamo visto è stata solo la conferma e la verità che mio padre ci ha sempre detto. I video di cui parla sono quelli delle telecamere di sorveglianza dell'istituto penitenziario, che mostrano i calci, i pugni e le manganellate degli agenti. Immagini che TV 2000 ha deciso subito di non mandare in onda e che hanno fatto parlare il guardasigilli Cartabia addirittura di tradimento della Costituzione. L'ispettore generale dei cappellani delle carceri in un comunicato ha ricordato il grave problema del sovraffollamento che rende le carceri come polveriere di rabbia, difficili da gestire, si legge. Oggi il PD ha chiesto al ministro di riferire in Parlamento e anche l'Europa ha chiesto all'Italia indagini approfondite. Al momento sono 52 gli arrestati e 110 gli indagati dell'inchiesta. In mano alla procura ci sono più di 20 ore di registrazione e una ventina di testimonianze ritenute attendibili. Si indaga adesso per capire se quelle violenze siano davvero circoscritte solo al 6 aprile dello scorso anno.